La tradizione popolare racconta che in una chiesa arroccata tra i monti, nel comune appunto di Tramonti, era custodita una tavola lignea raffigurante la Madonna del Carmine, detta anche Madonna del Carmelo. Una notte, la Madonna sarebbe apparsa in sogno al sacrestano, chiedendogli di dire al prete di riparare la chiesa ormai fatiscente. In caso contrario, la Madonna sarebbe andata via, in un paese dove le avrebbero voluto bene anche le galline. Il sacrestano allora riferì tutto al prete, ma quest'ultimo la prese alla leggera. Le conseguenze furono gravi. Ci fu infatti un forte temporale ed il fango portò con sé il quadro a valle, verso il territorio del comune di Pagani. Qualche tempo dopo, alcune galline, razzolando in un pollaio, riportarono alla luce la piccola tavola lignea, che nel tempo compì numerosi miracoli. Si decise così di costruire una chiesa per accogliere i fedeli e di dare vita ad una festa da celebrare nel periodo di ritrovamento del quadro. Da quel momento la Madonna sarebbe stata riconosciuta come la Madonna delle Galline. I festeggiamenti in onore della Madonna iniziano con l'apertura delle porte del santuario, che avviene alle ore 18 del venerdì dopo Pasqua. La festa prosegue con la processione, durante la quale i devoti offrono in dono alla Madonna diversi tipi di volatili quali galline, colombe, tacchini e pavoni. A questi doni si aggiungono anche tortani e torte rustiche, un tempo considerati cibo ricco per i contadini. Arrivata alla Basilica di Sant'Alfonso, la statua riceve in dono dai padri redentoristi una coppia di galline. La statua passa in rassegna le vie, i vicoli e i cortili di tutta la città di Pagani, dove talvolta vengono creati dei tosselli votivi in sua devozione. Il tosello, tra l'altro, non è che uno appende quattro panni, mette il quadro, mette i polli, mette le galline e si è fatto il tosello. Il tosello non è questo qua. Il tosello, diciamo così, a parte che è un voto, cioè che tu fai alla Madonna, è una promessa che fai alla Madonna. I festeggiamenti sono pervasi dal suono della musica popolare, la tamurriata. Tamurre, nacchere, balli e canti popolari rendono la festa un sincretismo di emozioni visive e sonore.
Finita la processione, la statua e tutti i fedeli al suo seguito ritornano al santuario dove la celebrazione ha avuto inizio. I festeggiamenti terminano con la deposizione delle tamburre ai piedi della Vergine, come atto di gratitudine all'alba del lunedì.